Risale allo scorso maggio l'adesione del Comune di Castellaneta all'Associazione Borghi Autentici d'Italia, dando così il via ad un percorso concreto di riscoperta e riqualificazione delle tradizioni e del territorio in cui la comunità è inserita. Un percorso riconosciuto come importante anche dalla Regione Puglia, che attraverso la legge 44 del 2013 spinge verso la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia. Una legge le cui potenzialità sono state al centro di un seminario al Museo Valentino di Castellaneta, al quale hanno partecipato il sindaco Gugliotti, il presidente dell'Associazione Borghi Autentici Ivan Stomeo, il delegato regionale BAI Puglia Alessia Carozza e Antonio Cardelli, esperto dei borghi autentici. Nostra ferma volontà è mettere sul tavolo un progetto più ampio che abbracci tutte le diverse problematiche che riguardano il centro storico. Noi vogliamo predisporre questo programma di riqualificazione ai sensi della legge regionale numero 44, perché in questo programma di riqualificazione intendiamo inserire tutti quelli che sono non solo le nostre richieste, i nostri desiderati, ma quella che è la nostra vision del nostro centro storico. La legge regionale 44 devo dire che è una legge veramente innovativa perché riesce finalmente a pesare sia una valorizzazione materiale, quindi più legata alla valorizzazione urbana, ma anche una valorizzazione completamente immateriale, quindi legata magari proprio alla valorizzazione turistica e anche culturale, inserendo soprattutto le problematiche che accomunano quasi tutti i borghi autentici, in questo caso della Puglia. Castellaneta è stata scelta perché chiaramente è uno delle new entry all'interno della rete dei borghi autentici. L'associazione interviene su una riqualificazione totale di tutto il contesto, quindi di interi borghi e di intere cittadine. Particolarmente significativo per la stessa Castellaneta è il programma di riqualificazione che vede in prima linea la rete BAI di Puglia con l'obiettivo di incrementare la competitività del borgo sia al suo interno che verso l'esterno, trasformandolo in una destinazione turistica e produttiva. Le sfide di Castellaneta sono anche le sfide di tutti gli altri borghi della Puglia e tutti gli altri borghi dei paesi di tutta Italia. L'Italia sta vivendo in questo momento un periodo di crisi profonda. La crisi è dettata da un modello di sviluppo sbagliato perché non si è posto al centro dello sviluppo delle comunità e i cittadini, la persona. Borghi autentici stanno cercando di fare questo, di porre al centro dello sviluppo delle piccole comunità i cittadini, la persona, cioè i cittadini devono diventare protagonisti dello sviluppo locale del borgo. E grazie anche alla legge 44 dell'assessore Barbarente stiamo cercando di presentare un programma di riqualificazione urbana coordinata con altri comuni, perché come sappiamo i nuovi fondi comunitari non arriveranno più ai singoli comuni, ma arriveranno all'associazione, all'unione dei comuni, ai raggruppamenti, alle aree vaste. Quindi come borghi autentici vogliamo presentare alla Regione Puglia un nuovo modello di sviluppo locale.